Sono dentro un mondo nuovo, evito Mondadori. Ed è un approccio, vorrei dire primo approccio, però diciamo solo approccio, al romanzo, alla scrittura. È un romanzo autobiografico, è un romanzo di formazione che ha uno spunto autobiografico per raccontare appunto la storia di un ragazzo che parte per l'Oriente in anni, insospettabili, perché degli anni 90, quando era molto legata, era ancora socialista, era molto chiusa, molto diversa rispetto a quello che è oggi la Cina, quindi e là si svolge il romanzo, l'avventura di questo ragazzo. Cinematograficamente sto scrivendo, anzi ho finito di scrivere un copione che spero, mi auguro, ci dovrebbe essere un produttore folle che vuole farmi esordire alla regia, io ne approfitterò e quindi credo che il primo impegno sarà quello. C'è già qualcuno interessato? Sì, assolutamente. Ti posso mettere un microfono? Mettimi il microfono. Basta che sia qui. No, niente. Fate da amici. Okay, sì. Cioè, com'è stato scrivere? Cioè, mettersi all'opera con il computer, creare il personaggio? Guarda, vorrei poterti dire molto difficile, impegnativo. La realtà è che invece no, è stato del tutto spontaneo. È stata un'avventura stupenda, ma del tutto naturale. Mi sono messo chiuso in uno studio e ne sono uscito praticamente 2 mesi dopo con una storia che aveva sì radici autobiografiche, ma che raccontava poi tutt'altro, raccontava un mondo che io conosco bene, ma in una forma diversa e soprattutto con un senso del tutto trasformato. Quindi è stata un'esperienza meravigliosa, perché è stata una sorta di getto continuo per, ripeto, i 2 mesi in cui sono stato segregato in uno studio. Poi ovviamente ho avuto mille altre stesure, però di fatto ero in possesso, ero riuscito a scrivere una storia che avesse un senso e che secondo me avesse l'onore di essere, di uscire, di essere, di trasformarsi in un libro. Con dei modelli letterari? No, assolutamente non mi permetterei, ma leggo tutto. È un po' come la musica, sono onnivoro, leggo qualsiasi cosa, ascolto qualsiasi cosa e vedo cinematograficamente qualsiasi cosa. Non potevo avere dei riferimenti, perché non ho la cultura, la capacità per avere riferimenti nella scrittura, quindi sono andato di getto, sono andato di istinto e trovo che sia, al di là delle qualità tecniche, il romanzo sia sicuramente abbia una qualità di raccontare una storia anomala, di raccontare una storia alla quale non siamo abituati e non conosciamo, perché sicuramente quella Cina, che è una Cina che è ai più sconosciuti, perché i più hanno avuto la possibilità di andarci dopo, attraverso l'avventura di un giovane ragazzo che parte da una provincia X e va a conoscere quel mondo. E quindi ha questo pregio di essere quantomeno originale. Ma questo romanzo ha a che fare con il copione che stai scrivendo?